Un saluto a tutti i video ascoltatori di Italia Medievale. Oggi abbiamo il piacere di presentare un interessantissimo saggio di Vito Telesca dal titolo Il Medioevo nascosto di Loco Rotondo, pubblicato da pochissimo su You Can Print. Sono 116 pagine da leggere tutte in un fiato perché il tema è davvero intrigante, e cioè una ricerca molto importante sul territorio di Loco Rotondo, del quale, a parte i ritrovamenti archeologici di età classica, fino al 1196 non si hanno notizie. Quindi io non perdo tempo e lascio subito la parola a Vito, perché sono curioso di sentire cosa ci racconta di Loco Rotondo. Prego, Vito, a te. Grazie Maurizio e grazie per questo spazio che mi stai concedendo e ho l'opportunità di affacciarmi al mondo degli ascoltatori di Italia Medievale, dei lettori di Italia Medievale, che so essere tantissimi, e quindi ho l'onore di presentare via web questo libro, perché in questo momento, un momento molto particolare di crisi pandemica, di emergenza pandemica, è difficile poter incontrare gente e quindi ho colto subito la palla al balzo per presentare questo libro che è uscito in pratica il 17 dicembre scorso e che sta avendo un buonissimo riscontro di pubblico, almeno per quanto riguarda chiaramente il territorio cui compete. Quindi Loco Rotondo, Cisternino, Martina Franca, Ostuni e Monopoli, questi sono più o meno i paesi che sono interessati all'interno di questo testo. Sì, hai detto benissimo, il mio cruccio, così come quello degli storici che mi hanno preceduto, era quello di capire, c'è una storia che lega Loco Rotondo dall'età classica, quindi dalla Magna Grecia, dalla fine dell'Impero Romano, fino a questa bolla di Enrico VI, che è datata alla fine del XII secolo, scritta quanto pare a Cesena oppure a Gioia del Colle, perché qui c'è un equivoco, apud Gioiam, che non si capisce bene se sia Gioia del Colle, può essere anche Ginosa oppure Cesena. Enrico VI era un imperatore che aveva molta mobilità nella sua corte, quindi nulla è escluso. Comunque, Loco Rotondo, sì, in effetti ha avuto la prima citazione nel 1195, il novembre. Prima di questa data non si sa nulla, tranne queste scoperte archeologiche che sono state fatte alla fine degli anni 80, inizio degli anni 90, stavano facendo la pavimentazione del centro storico, stavano facendo degli ammodernamenti per quanto riguarda l'impianto fognario e sono venute fuori delle tracce di età molto antica, 4, 5, 6 secolo avanti Cristo, che testimoniano la presenza di attività umane sopra la colle su cui si adagia Loco Rotondo da millenni. Loco Rotondo è un paese di 14.000 abitanti su un colle a 410 metri sul livello del mare, a vista più o meno 35 km da Taranto e 70 km da Bari, 50 km da Brindisi, quindi è un po' al centro, diciamo, di questo asse viario, e da sempre, nei secoli, è stata terra di confine tra Peuceti e Messapi. Quindi la civiltà messapica, così come la Magna Grecia, è stato un periodo molto importante per questo piccolo centro sulle Murge pugliesi. Ebbene, sì, Loco Rotondo ha avuto una sua attività, una sua vita dalla fine dell'Impero Romano fino al XII secolo. E questo è testimoniato per via indiretta, perché non ci sono fonti dirette, sia da questi ritrovamenti archeologici, sia da quella che è un po' come possiamo dire, quelle fonti indirette che possono essere la lingua, quindi il dialetto locale, quelle che possono essere anche quella che è la storia, che ritrova
troviamo nei paesi viciniori che si ricollegano fortemente con quella che è la storia di questo nostro paese, di questo di Locorotondo. Quindi siamo passati dalla fine dell'Impero Romano con l'abbandono completo, diciamo, delle campagne, addirittura anche dalle coste, perché Roma non proteggeva più le coste della Puglia come lo faceva un tempo, e quindi poi c'è stata l'invasione dei barbari, la guerra greco-gotica che ha completamente spopolato le campagne della Puglia e quindi del Salento Nord e della terra di Bari a Sud. Quindi Monopoli anche ha perso moltissimi abitanti, e Ignazia lo stesso fece Brindisi. Brindisi si difese un po' meglio dalla guerra greco-gotica, bisogna dirlo, perché Brindisi sapeva un po' vendersi al miglior offerente, se così vogliamo dire, in base alla convenienza del momento. Un po' se ne andava con i bizantini, un po' con i goti, quindi riuscita più o meno a salvare la pelle, almeno per l'inizio. Però poi è stata devastata dai Saraceni più volte, quindi ha avuto altre, purtroppo, altre devastazioni. Quindi Locorotondo ha vissuto sulla propria pelle lo spopolamento, l'abbandono, eccetera, eccetera, fino a quando i bizantini hanno riconquistato definitivamente il territorio del sud della Puglia, hanno quindi potuto mettere mano, diciamo, a quello che erano le macerie lasciate da questa guerra che Procopio di Cesarea ha raccontato benissimo nelle sue opere. Bene, quindi che cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che Locorotondo è nato innanzitutto da una sua attitudine cultocentrica, se così possiamo parlare, anzi, sicuramente così, perché c'è un manoscritto del Convertini del XVIII secolo che in pratica ci narra di una grotta nella quale in tempi antichi si veneravano i falsi dei, così li chiamava, perché chiaramente lui da cattolico non poteva assolutamente concepire altre divinità. Questa grotta, che si trova esattamente dove attualmente è la chiesa madre, la chiesa matrice di Locorotondo, San Giorgio Martire, ha avuto, diciamo, una funzione come quella che avevano un attimino tutte quelle che erano le popolazioni messapiche, cioè il radunarsi intorno a un luogo di culto e quindi costruire intorno una propria comunità. Quindi l'hanno fatto ad esempio a Oria e l'hanno fatto anche a Locorotondo. Quindi il luogo di culto diventa l'epicentro della loro attività. E quindi sto parlando di epoca messapica. Subito dopo, molti lettori sicuramente sapranno, la parte, diciamo, tutta quell'attività pagana si è poi trasferita nella parte cristiana, quindi molte usanze pagane si sono trasferite in quelle cattoliche. Quindi c'è stato un innesto di culto dai pagani a quelli alla cristianità. E quindi quella grotta poi è stata intitolata, non sappiamo se con i bizantini o con i normanni, questo non possiamo stabilirlo. Diciamo, venne intitolata al San Giorgio Martire, quindi è il primo santo che la popolazione di Locorotondo ha venerato e che quindi ha in un certo qual senso innestato in quella grotta dove si adoravano questi dei pagani. Quindi per quale motivo non lo possiamo sapere? Perché Locorotondo sicuramente ha avuto uno sviluppo bizantino. Lo respiriamo anche adesso con quelle stradine bianche, non so se voi avete idea di quello che è Locorotondo adesso, anche se, voglio dire, ultimamente su Instagram è molto famoso perché ci sono le luminarie di Natale, quindi viene sparato a piè sospinto su questo canale, insomma, su Instagram e le luminarie. Però in effetti Locorotondo ha un sapore molto bizantino anche oggi, anche dal punto di vista del linguaggio, dal punto di vista delle usanze, lo notiamo da come i nostri genitori, i nostri nonni parlano dei santi e di come li venerano, di come parlano, e siamo rimasti molto bizantini da questo punto di vista. Però è anche vero che San Giorgio Martire era un santo molto venerato dai normanni, era un loro cruccio e lo portavano appresso dappertutto, e quindi non possiamo escludere che il culto di San Giorgio Martire sia stato
diciamo, importato dai conquistatori normanni. Perché questo? Perché l'Ocorotondo, dopo la conquista bizantina, non ha, come tutte le zone rurali, un'organizzazione statale, un'organizzazione vera e propria, non riesce ad organizzarsi come un castrum vero e proprio. Tutto questo avviene soltanto con i normanni, la rivoluzione la fanno loro. E quindi arriva Roberto il Guiscardo, con lui c'è Goffredo di Conversano, che è suo nipote. Il nipote prende, si autoproclama conte di Conversano e prende insieme a questa grande contea anche l'Ocorotondo, oltre a Monopoli, oltre anche a Brindisi, e arriva a un territorio molto vasto che giunge fino a Lecce, fino a Nardò. Quindi è un'attività molto importante quella di Goffredo, che non fa altro che prendersi cura di questo territorio e renderlo latino a tutti gli effetti, perché l'Ocorotondo, come tutti i paesi dei dintorni, aveva una forte influenza bizantina, e quindi il rito bizantino era molto forte, molto presente, e lo è stato fino al XV secolo. L'Ocorotondo, come anche Ostuni, come anche Monopoli, si praticava il rito greco così come il rito latino per parecchio tempo, quindi c'era questa biritualità all'interno delle proprie chiese, ed è stato confermato anche dagli storici. Fin quando, diciamo, il greco è riuscito a resistere, ha resistito, poi chiaramente la spinta latina è stata talmente forte che ha preso il sopravvento su questo culto. Quindi il libro parla anche soprattutto di questo, ma parla soprattutto di Goffredo come un feudatario che cosa fa? Siccome non inesperto, ma non ha alle spalle un'organizzazione statale tale da consentirgli di amministrare questo vastissimo territorio come avrebbe voluto. Quindi cosa fa? Si affida a quella che è l'arma che in quel momento i normanni avevano, che sono i monasteri benedettini. L'Ocorotondo viene affidato da Goffredo al monastero benedettino di Santo Stefano, protomartire di Monopoli, uno dei più importanti monasteri della zona, si trova sulla costa, anche attualmente è visibile, visitabile, anche se è di proprietà privata. E da quel momento cambia, diciamo, il verso della storia di Locrotondo, perché diventa un paese che può crescere, viene circondato da mura. Tra l'altro, voglio sfatare un piccolo tabù, perché me lo devi consentire, Maurizio. Molto spesso pensano che Locrotondo abbia questa la toponomastica che è nata dalla conformazione delle mura di cinta, che ne hanno, certo qual senso, delimitato l'urbanistica e quindi quasi costretto a crescere in questo modo e diventare un locus rotundus. Non è esattamente così. Locrotondo, nella bolla di Enrico VI, viene citato come locus quidicitur rotundus. Ma era soprattutto una pratica che avevano gli antichi latini, i latini, per descrivere, per dare un aggettivo a tutto quello che incontravano, anche per quanto riguarda le persone. Quindi hanno descritto il luogo Locorotondo perché probabilmente si trovava su un'altura perfettamente tondeggiante, e quindi quell'altura ha dato il nome al topos e quindi al Locorotondo. Che poi ci sono stati e ci sono anche delle teorie greche su questo sul toponimo di Locorotondo, e un altro paio di maniche, perché molti lo chiamano il topos roda, cioè il luogo della ruota, ma come vedete tutto torna, tutto ritorna, il greco e il latino vanno d'accordo, e quindi non possiamo che non accettare quella che è la teoria principale, cioè che Locorotondo si chiama così perché è nato e si è sviluppato su una collina che da forma sferica quasi, e ne ha dato il nome e l'ha caratterizzato nei secoli. Quindi dicevo, il monastero di Santo Stefano in Monopoli, questo libro è molto importante, ne parlo ampiamente, vado proprio a leggere i capitoli, perché sono 1, 2, 3, 4, 4 capitoli e mezzo dove parlo di questo monastero. E perché ne parlo? Perché
non è importante soltanto i fini della contea di Conversano o di Locorotondo, perché ci sono delle intrighe all'interno di questo monastero che ne fanno davvero come una trama del nome della rosa, perché ci sono dentro misfatti, ci sono trame che vanno un monaco contro un altro, l'abate che si macchia addirittura di reati di simonia, oppure anche di un delitto anche, che rimane impunito. E sono tutte cose assolutamente documentate, perché riporto tutti i documenti che ci sono degli archivi vaticani che parlano di questi processi che si intentano nei confronti di questo abate, dell'abate Matteo, ma che non hanno mai una conclusione. Non hanno mai una conclusione perché addirittura muoiono i testechiave, che sono i monaci che inizialmente lo avevano accusato. Quindi diventa veramente una trama intrigante che contenuta in questo libro diventa un libro nel libro. Magari il lettore può essere anche affascinato da queste trattazioni. Locorotondo, che rimane diciamo, nelle redini del monastero di Santo Stefano fino al 1320, quando il monastero viene venduto ai cavalieri gerosolimitani. Ora non sappiamo, non è molto chiaro se i cavalieri gerosolimitani si impossessano con le armi, con la forza del monastero, oppure questo periodo di delitti, di processi, di intrighi, va a limare un po' quella che è la condotta, quella che è la buona immagine di questo monastero, e quindi non permette una vita tranquilla all'interno anche della città di Monopoli, perché c'è una sorta, registriamo una sorta di diatriba, di molti dissidi anche tra il clero secolare di Monopoli con il monastero. Quindi l'aria non era molto respirabile all'interno del monastero, quindi probabilmente i monaci furono costretti ad andare via, ad abbandonare il castello, il monastero, per rifugiarsi in quel di Conversano. Comunque, fatto sta che nel 1320 i cavalieri gerosolimitani prendono questo monastero e lo convertono in un castello, e quindi lo fortificano ancora di più, ci fanno una guarnigione, mettono all'interno dei... poi verranno inseriti anche dei cannoni, verrà creato un porto, quindi viene reso autonomo, addirittura viene considerato un porto molto importante alla sesta stregua di Monopoli, quindi probabilmente veniva utilizzato per l'attracco di navi da e per la Terra Santa o altre zone. Dato non trascurabile, i veneziani che arrivano a Monopoli prendono la città, e quindi probabilmente hanno preso anche questo castello, rendendolo addirittura anche un po' più forte, una sentinella nell'Adriatico, ecco, tutto qui. Bene, dopo questo periodo che succede? Perché i gerosolimitani non hanno un rapporto molto positivo con il territorio feudale, quindi anche con Locorotondo. Non lo curano, non ci stanno a pensare più di tanto. Lo utilizzano soltanto per sfruttarlo dal punto di vista delle ricchezze, dal punto di vista prettamente materiali, quindi agricolo, pastorale, e quindi Locorotondo è anche un territorio boscoso all'epoca, e quindi lo sfruttavano anche per la legna, e quindi lo utilizzavano soltanto per quello, non lo amministravano per nulla, non si curavano di granché. Fino a quando non arriva Gualtieri di Brienne, che reduce dall'esperienza fiorentina, viene cacciato da Firenze. Non fa altro che prendersi dei feudi dei cavalieri gerosolimitani, li acquista, prima li devasta e poi li acquista. Ecco, fu questa una strategia di Gualtieri di Brienne, vincente per lui, ma perdente per il territorio. Perché che cosa fa? Per diversi mesi mette fuoco e fiamme a questi territori, anche a Locorotondo, li impoverisce. Poi che fa? Gli dice ai cavalieri gerosolimitani: vale, fatemi capire quanto vale il vostro feudo, quanto produce durante un anno. Beh, i cavalieri non potevano che riportargli quelle che erano le rendite degli ultimi periodi del territorio di Locorotondo, che era stato impoverito ai massimi livelli. Quindi Gualtieri di Brienne lo prende quasi gratis il feudo. Però da quel momento in poi Gualtieri di Brienne compra il feudo di Locorotondo, inizia un secolo buio perché no, anche lui non.
non tratta, diciamo, il paese come avrebbe dovuto, e quindi l'impoverimento del territorio continua fino a quando non arriva l'era del Principato di Taranto e fin quando non arriva l'era dei Denghien e dei Del Balzo, che prendono Locorotondo perché lo ereditano dal Brienne, che è un loro discendente, perché non ha figli il Brienne, quindi lo deve cedere per forza di cose ai suoi discendenti indiretti, sono i Del Balzo e i Denghien. Quindi Locorotondo ha una fase finalmente di floridezza quando rientra in tutto e per tutto nel Principato di Taranto e quindi finalmente può avere un ripopolamento, può entrare a far parte anche entra anche il clero secolare all'interno del paese. Ci sono delle ristrutturazioni, la chiesa di San Giorgio Martire viene ricostruita, quindi ci sono c'è un periodo di floridezza dove Locorotondo finalmente riesce ad emergere da questo secolo buio che è stato il passaggio dai Gerusalemmitani fino a Gualtieri di Brienne. Poi, qual è la parte molto interessante, secondo me, di questo libro? È quando si parla, quando si fanno dei riferimenti alla chiesa della Madonna della Greca di Locorotondo. La chiesa Madonna della Greca, che è una chiesa extra moenia, è a testimonianza di come già all'epoca, e stiamo parlando di fine XV secolo, Locorotondo aveva ancora il doppio rito greco e il rito latino. All'interno delle mura probabilmente c'era il clero secolare che officiava col greco, col rito latino. All'esterno venne ghettizzato, tra virgolette, una piccola comunità greca che proveniva dai Balcani, dalla vicina Albania, dalla Dalmazia, che ufficiava ancora col rito bizantino. Quindi questa chiesa, Madonna della Greca, quindi il nome è tutto un programma, quindi non può che essere altrimenti, serviva proprio per queste per queste comunità locali che ufficiavano con il rito bizantino. E quindi siamo andati a scandagliare un po' quelle che sono le curiosità, quelle che sono quello che è il Medioevo che si nasconde davvero all'interno di questa chiesa, che prima di oggi nessuno è riuscito a tirare fuori. Sì, Locorotondo ha avuto tanti storici che ne hanno parlato benissimo di questa chiesa, hanno illustrato ogni mattone, però hanno tralasciato qualche piccolo particolare che secondo me valeva la pena indagare un po' più in modo approfondito. Innanzitutto, la disposizione attuale della chiesa non è come quella originaria. La prima citazione di questa chiesa è 1520, però probabilmente la chiesa è un po' più antica, almeno di mezzo secolo. La porta d'ingresso che attualmente guarda a nord, prima guardava Costantinopoli e c'è adesso ancora visibile. Se vuoi, posso condividere l'immagine, se sei d'accordo, Maurizio. Sì. Così ve la faccio vedere. So se riesco a farvelo vedere. Sì, adesso sì. La porta Perfetto. Questo murata in era. direzione Sì, esatto. È stato est-ovest. completamente murato. Ora si trova nella parte della parete della navata di sinistra. C'è una piccola lunetta in alto. Sì. E questo era l'ingresso iniziale della chiesa. Perfetto, ecco, si è aperto, vabbè, troppo tardi. Era l'ingresso iniziale della chiesa, quindi che aveva un'esposizione verso Costantinopoli, inequivocabilmente era una chiesa di rito bizantino. All'interno poi cosa c'è? Che ci sono delle colonne che sono più antiche, con dei capitelli molto più antichi e dei capitelli più moderni, quindi segno che la chiesa è stata rifatta un paio di volte. C'è un affresco che tutti gli storici precedenti hanno dichiarato essere una semplice Madonna con un bambino, ma in effetti Madonna col bambino semplice, generico, non lo è. Questa è una zona dove era molto forte la Madonna dell'Odegitria, come tra l'altro Valle d'Itria deriva proprio da questa Madonna dell'Odegitria, Valle d'Itria, è legato, diciamo, la toponomastica del territorio subregionale proprio dedicata alla Madonna, che aveva una grotta vicino a Martina Franca. Qui viene trovata un'icona con una Madonna dell'Odegitria.
Questa grotta faceva parte, era una grancia del monastero di San Nicola di Casore di Otranto e ha dato il nome a tutta la Valle d'Itria, insomma, a tutta la vallata. Però qui non c'è soltanto una Madonna col Bambino, non è uno dei Gidria generica qualsiasi. Qui, indagando meglio, guardando meglio la figura della Madonna, no, abbiamo notato che la Madonna ha le braccia che non indicano il bambino come stella, come guida, no? Come luce del mondo. Ma ha le mani che lo mantengono, lo trattengono per le gambe, per le gambine, che si incrociano, e hanno il viso che quasi si tocca, però il bambino c'ha il viso che tocca più che altro quasi il petto della Madonna, della Vergine. Quindi in questo caso siamo di fronte a una Madonna del latte, quindi una iconografia che alla fine del XV secolo si diffuse anche in Puglia, che venne portata in queste zone da maestranze dalmate, comunque balcaniche, dall'altra parte dell'Adriatico. Sappiamo benissimo come Venezia aveva un'attività commerciale molto forte nell'Adriatico all'epoca e di come le maestranze pittoriche, artistico-architettoniche, erano molto, molto, molto attive nell'Adriatico. Quindi non è raro trovare anche edifici di culto come Molfetta, ad esempio, come in questo caso anche la Madonna della Greca di Locorotondo. Probabilmente è stata edificata da maestranze che provenivano da queste zone. Quindi di rito bizantino, che per trovare, diciamo, un loro habitat anche in Puglia, anche a Locorotondo, hanno trovato, diciamo, conveniente, utile, aggiungeteci l'aggettivo che più ritenete opportuno, costruire o edificare questa chiesa in onore della Madonna della Greca, dove all'interno c'era questo affresco della Madonna del Latte. Una Madonna del Latte che i bizantini non sempre ponevano con il seno in evidenza, per pudore, diciamo, bizantino. Subito dopo i latini hanno l'arte rinascimentale, diciamo, ha mostrato anche il seno delle sue Madonne, e quindi c'è stata un'evoluzione naturale dell'iconografia mariana, che anche all'interno della chiesa della Madonna della Greca ritroviamo, perché alle spalle, nella navata destra di questa fantastica chiesa, c'è una statua della Madonna delle Grazie, che non è altro che l'evoluzione della Madonna del Latte, ripresa da questo affresco, che mostra il lattante Gesù, il Gesù bambino che allatta al seno scoperto della Madonna. Quindi, come vedete, c'è tutta una evoluzione iconografica, un'evoluzione dell'immagine mariana all'interno di questa chiesa. La chiesa venne probabilmente edificata anche per volontà di Pirro del Balzo. C'è una statua all'interno della chiesa della Madonna della Greca che ritrae in posizione orante Pirro del Balzo, che è sotto c'è scritto Tarens Princeps, anche se Pirro del Balzo non è mai stato principe di Taranto. Probabilmente i cittadini hanno voluto scrivere questa intitolazione per augurare a Pirro del Balzo di diventare principe di Taranto. Può darsi, ma era un'usanza che magari prima la si dava nei tempi antichi, la si dava a chi aveva una casata importante. Indubbiamente i Del Balzo erano stati principi di Taranto, quindi probabilmente per derivazione, per facile derivazione, hanno intitolato a Pirro del Balzo Tarens Princeps questa piccola scritta sotto alla sua statua in posizione orante, che riprende quella che era una statua conservata nella chiesa di Sant'Antonio a Taranto di un altro di Giovanni Antonio del Balzo Orsini, primo principe di Taranto, che ovviamente non si sa più che fine abbia fatto questa statua, però ci riportano le cronache come sia praticamente identica a questa riproduzione che si trova a Locorotondo. Però la cosa più simpatica di questa storia è che questa chiesa, che all'epoca era completamente affrescata, poi venne imbiancata perché ci fu la peste che infestò il paese, quindi per disinfettare all'epoca ci fu la congregazione che si prese cura di questa chiesa, pensò bene, anzi male, di imbiancare tutto per
per una finta, diciamo, igienizzazione del sito, creando un danno irreversibile alla struttura, però ci sono ancora delle tracce che danno idea di come potesse essere in epoca precedente questa fantastica chiesa. Dicevo, all'interno di questa chiesa ci sono delle tracce che danno dei segnali di come possa essere stata nell'influenza di un grandissimo artista dell'epoca, che è Nuzio Barba. Nuzio Barba era galatinese che si trasferì a Conversano, tra Conversano e Ostuni, e qui aveva una sua attività, diciamo, matura, più matura, di produzione artistica. Lo ritroviamo, ad esempio, a Conversano, nella chiesa di Santa Maria dell'Isola, che sarebbe una chiesa francescana, dove all'interno, edificata per il nome, per conto di Antonio d'Aragona, dove all'interno c'è una statua che riprende in tutto e per tutto quella che è la statua di Piero del Vaso all'interno della chiesa di Locorotondo. Ora ve la faccio vedere perché veramente Giulio Antonio Acquaviva d'Aragona è la statua in bianco di Piero del Balzo. Sono in pratica, anche se la prospettiva è diversa, quella di Locorotondo è presa in modo frontale, quella di Conversano è ripresa in modo, diciamo, laterale, danno l'idea di come probabilmente Nuzio Barba abbia avuto una sua attività anche, se non direttamente, magari di scuola, all'interno di fabbrica, all'interno della Chiesa Madonna della Greca di Locorotondo, che ci dà questo, diciamo, il sentore di come questa chiesa potesse essere veramente un laboratorio artistico di grande importanza. Nuzio Barba, che lo ritroviamo anche in alcuni putti che sono conservati adesso, anche adesso all'interno della chiesa, sotto l'altare di San Giorgio Martire, e che danno una sorta di continuità tra Conversano e Locorotondo. Quindi, diciamo, ecco come Locorotondo ritorna ad essere nell'influenza di questa della cittadina, della contea di Conversano. All'interno della chiesa ci sono anche dei capitelli molto belli, tra cui c'è uno con la sirena bicaudata. Ci sono pochissimi esempi in Puglia di questa sirena, e Locorotondo ne ha uno. Oppure sotto le colonne c'è anche un bestiario medievale. Troviamo un ranocchio, troviamo un geco, troviamo anche la testa, il corpo, diciamo, di una tartaruga che ho pensato di mettere emblematicamente sulla copertina, perché mi sembrava molto bello, perché ci sono anche delle tracce di pittura, così come doveva essere all'epoca tutta la chiesa. E quindi la struttura è sì molto mariana, e Maria dalla parte destra, della navata destra, ha una forte impronta, ma diciamo che dalla parte sinistra della navata sinistra si scorge molto questa umanità, cioè questa presenza di questo bestiario che lega molto la condizione umana, della fragilità, la fragilità umana con quella che è di fronte a quella che è la salvezza, no? La redenzione, quella che è la purezza mariana. E quindi c'è questo ping pong, diciamo, se vogliamo, di emozioni, di segnali che vengono dati da questa fantastica chiesa. Niente, Maurizio, questo io ho dato una carrellata di quello che è il libro dall'inizio più o meno alla fine. Non so se sono stato interessante o chiaro, ecco, quando parlo non so minimamente di cosa possa scaturire nell'ascoltatore. Tu magari. Questo lo diranno gli ascoltatori, appunto. A noi non possiamo far altro che ricordare il titolo del libro, in modo tale che così chi lo desidera se lo può acquistare tranquillamente, Certamente. anzi deve acquistarselo perché è interessante. Il libro si intitola Il Medioevo Nascosto di Locorotondo, Sì, pubblicato esatto. da You Can Print. Quindi lo trovate in rete su You Can Print, è di Vito Telesca ed è uscito da pochissimo.
io ovviamente invito tutti quanti ad andarselo ad acquistare, a leggere, perché Sì, io vorrei, riguarda il territorio. se mi permetti, vorrei ringraziare Emanuele Colabello, che è un fotografo molto bravo, giovane, locale, che mi ha aiutato nelle foto, e Valerio Convertini, che è il direttore di Paesi Vivrai, un mensile che cura molto l'aspetto storico e culturale del paese, che ha sposato questo libro e attualmente è in distribuzione nelle librerie, nelle edicole di Loco Rotondo, in associazione con questo mensile. Ovviamente dopo questo periodo potrà essere acquistato in tutte le librerie d'Italia, presso gli store online, come attualmente lo è. Niente, io ti ringrazio No, per la tua gentilezza e disponibilità. no, figurati, sono io che ringrazio te per il lavoro e la presentazione e invito anche a farsi un giro da quelle parti perché tutto il Sì, territorio lo merita molto. Il merita assolutamente paese. di essere visto, visitato, conosciuto e apprezzato. Quindi ti ringrazio davvero tanto. Grazie a voi, grazie agli amici di Italia Medievale, sempre, che porto sempre nel cuore. Va Grazie bene, ci fa piacere. Grazie Vito. a A voi, presto. grazie, buona serata, grazie.